Ritorna a Santa Margherita Ligure per la sesta edizione il Premio Internazionale per l'Economia Gozzo d'Argento. I riconoscimenti saranno consegnati all'Anfiteatro dei Giardini del Mare il 29 settembre. I giudici non hanno ancora sciolto le riserve sulle nomination. Tra i vincitori dell'edizione 2011, Romano Prodi e il giornalista Alberto Quadrocurzio, premiati nella categoria Miglior Articolo Economico. Pensiamo che la giuria si sta orientando in questo momento su tematiche affrontate da accademici, ma su tematiche di grande, di drammatica attualità, come possono essere le problematiche dell'euro, della sua resistenza nel tempo, le problematiche del dei debiti pubblici dei vari paesi europei e dei danni che si possono determinare sia in Europa, sia anche negli Stati Uniti, sia in Cina, quel che sta accadendo è questo, delle problematiche della disoccupazione. Dicevo prima che la disoccupazione giovanile nei paesi dell'Europa mediterranea, come Spagna, Italia, Grecia, ormai è ai livelli più alti degli ultimi, dal dopoguerra in poi. E questi sono i problemi che probabilmente attireranno maggiormente l'attenzione della giuria.